Manca poco. Eppure anche stavolta rischiamo di dimenticarcene. Dovremmo fare qualcosa. Anzi, soprattutto oggi dobbiamo fare qualcosa. Qualcosa di più. Qualcosa di bello. Tiz, che dici? Vuoi provare a scrivere un libro? Gaetano Salvemini torna a casa a Molfetta per il suo 150° compleanno, l'occasione per ripercorrere vita e pensiero di un intellettuale caduto troppo presto nel dimenticatoio. La sua eredità è uno scrigno ancora tutto da scoprire. Emiliano, abbiamo bisogno anche di te. Andiamo a Molfetta. Non mollare è un film documentario che si svolge durante l'intera giornata dell'8 settembre del 2023. Per battere questo Jack abbiamo bisogno di voi. Allora, buonasera a tutti, benvenuti qui sulla nostra pagina dell'Associazione Culturale Symposium e diamo il via a questa videoconferenza oggi 24 aprile 2021, che verterà appunto sulla campagna che è in atto dal titolo Non mollare. L'Associazione Symposium, come dire, una neonata associazione culturale che ha voluto fortemente organizzare questo evento. Ha voluto organizzare questo evento perché? Perché, voglio dire, Gaetano Salvemini in primis è molfettese. E poi perché Gaetano Salvemini è stato forse lo storico più importante della prima metà del Novecento. Ha scritto tanto, è stato anche filosofo, è stato politico. E noi appunto come ragazzi dai 18 ai 30 anni, anche noi siamo studiosi, alcuni sono laureati in storia, alcuni sono laureati in filosofia, quindi diciamo che per noi Gaetano Salvemini è motivo di orgoglio, è motivo anche di grande ispirazione. Anche, devo dire la verità, anche alcuni di noi sono anche redattori di articoli di giornale, come ben sappiamo Gaetano Salvemini è stato a capo di varie redazioni di giornale. Appunto, una redazione, quella dal titolo Non mollare, una redazione di giornale clandestina. Quindi diciamo che noi abbiamo voluto fortemente qui con noi stasera Gabriele e Tiziana per parlare appunto di questo docufilm legato a Gaetano Salvemini. Io penso che siamo sulla strada giusta perché manca pochissimo e siamo a un buon punto. Noi tutti dobbiamo fare la nostra parte perché Gaetano Salvemini dovrà finalmente ritornare a Molfetta in occasione del suo 150° compleanno, appunto l'8 settembre del 23. E poi perché, voglio dire, Gaetano Salvemini, poi oggi come non mai, il 24 aprile, Gaetano Salvemini è stato l'antifascista per antonomasia. Infatti domani ricorrerà il 76° anniversario appunto della liberazione dal nazifascismo e oggi come ormai è importante ricordare e condividere appunto questo tipo di memorie, memorie che grazie a questi personaggi oggi ci permettono appunto di essere liberi da ogni tipo di condizionamento politico, liberi di scrivere, liberi di esprimersi, perché fortunatamente dopo quel 25 aprile del 1945 ogni tipo di totalitarismo italiano venne meno. Prima di presentare i nostri ospiti, che a breve appunto vi leggerò qualcosa su di loro perché
Come ben vedrete, sono, diciamo, due persone abbastanza dirompenti e straripanti da questo punto di vista. Passerei subito la parola al presidente dell'Associazione Culturale Symposium per un breve saluto. Buonasera a tutti, grazie Michele per l'introduzione. Innanzitutto vorrei ringraziare Tiziana e Gabriele per essere qui con noi, è un piacere avervi qui. Ne approfitto brevemente per presentare la nostra associazione. Il simposio è nato quest'estate, composto da giovani ragazzi d'età tra 18 e 30 anni, che hanno un unico scopo, quello di diffondere la cultura della città, fare del bene. E far capire a tutti che non è solo una montagna di libri da studiare e che la cultura può diventare divertente e anche coinvolgente. Quindi do il benvenuto ai nostri ospiti e buona serata senza dilungarmi troppo. Grazie Michele, grazie ancora Gabriele e Tiziana. Prego, Musta, grazie a te per essere intervenuto. Allora, io passo subito a presentare i nostri due ospiti, che sono appunto il cuore pulsante di questo progetto, nonché ideatori, Gabriele Vilardi e Tiziana Barillà. Gabriele Vilardi, io lo conosco da parecchio, insomma, è, come dire, è un ragazzo abbastanza motivato, come dicevo, dirompente e anche straripante da questo punto di vista. Però un attimo che vi leggo un breve. Ah, eccolo qua, un piccolo curriculum appunto di Gabriele. Gabriele, 29 anni, un attivista molfettese e appunto con Tiziana Barillà è stato il primo promotore del docufilm Non Mollare, con lo scopo appunto di riportare all'attenzione della sua comunità in primis la figura storica e politica di Gaetano Salvemini. Negli anni ha promosso a livello locale e non solo alcune campagne d'azione e social che hanno avuto un impatto sull'opinione pubblica. Tra queste la spesa solidale, attività di mutualismo attivata durante il primo lockdown a sostegno delle famiglie fragili, menzionata tra le best practice del mondo del volontariato dalla testata L'Espresso. Nicolini da Nobel, campagna social volontaria a sostegno della nomina di Giusy Nicolini, già sindaca di Lampedusa, come premio Nobel per la pace. Dov'è Silvia? Il gruppo Facebook e il social bombing promosso assieme a Tiziana Barillà e all'illustratrice vignettista Anna Ricca per tenere alta l'attenzione e chiedere il ritorno in Italia di Silvia Romano. Riace, patrimonio dell'umanità, comunità social a sostegno della raccolta fondi lanciata per la comunità del già sindaco di Riace, Domenico Lucano. È inoltre delegato alla produzione territoriale per la casa di produzione Bofilm e social media manager per la campagna di crowdfunding. Passo a presentare Tiziana Barillà, giornalista e professionista, scrittrice, autrice, scrive di politica, migranti, lavoro, diritti umani e musica. Nata a Reggio Calabria nel 79, nel 2006 si laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche di Messina, concludendo gli studi con una tesi in storia contemporanea e sociologia politica. Come giornalista collabora a lungo con il settimanale Left e con altre testate giornalistiche, osservatori sull'informazione, siti internet, blog e social network, tra cui Liberazione, Terra Libera Informazione, osservatorio sull'informazione per la legalità e contro le mafie, Mosaico di Pace e altri. Nel 2016 pubblica il suo lavoro da scrittrice, Don Quixote della Realidad, Ernesto Che Guevara e il Guevarismo, un saggio politico che ricostruisce la biografia di Ernesto Guevara, al netto di ogni aneddoto leggendario e soprattutto il suo pensiero politico. Nel 2017 pubblica Mimica Patosta, Mimmo Lucano e il modello Riace, attraverso incontri, viaggi e la condivisione di un'appartenenza territoriale e ideologica, il libro è un ritratto esclusivo del sindaco migliore del mondo, che si racconta liberamente in questo libro e di un modello oramai conosciuto in tutto il mondo. Nell'agosto 2018 viene tradotto in Spagna con il titolo Utopia della Normalidad. Riace è il modello de Acogida de Domenico Lucano. Spero si dica così. Nel 2020, quelli che spezzano gli arabesque tra comunalismo e anarchia. Un viaggio fra gli arabesque anarchici di Spezzano Albanese, che ripercorre un'esperienza di municipalismo libertario attraversando secoli di pensiero libertario e storia del meridione.
Nel 2020 tra gli autori del documentario Inchiesta I fili dell'odio, prodotto dalla Zero Studios di Michele Santoro e dalla cooperativa Il Salto. Si tratta della prima produzione italiana dedicata all'odio online, un viaggio dentro la rete che dimostra l'esistenza di un totalitarismo digitale europeo che ha fatto di internet, in particolare delle reti social, un terreno fertile per la propaganda. Perfetto, intanto vi saluto, ciao Gabriele, ciao Tiziana, e vi ringrazio per aver preso parte a questa videoconferenza. Bene, Gabriele. Ciao, grazie. Lasciami dire subito una cosa, però. Lasciami dire subito che giuro che il contenuto dei miei libri è più leggero e più semplice dei miei titoli, perché mi sono accorto che scelgo sempre dei titoli abbastanza impronunciabili. Quindi a mia discolpa dico questo. Perfetto, perfetto. Allora, Gabriele, abbiamo visto un po' nel video promo questo progetto, il progetto del docufilm Non Mollare. Perché è nato? Perché è nato e perché appunto si stava rischiando nuovamente di dimenticarsi di Gaetano Salvemini? Allora, intanto grazie a tutti, grazie a Michele, all'Associazione Simposium per questo invito, graditissimo. Allora, perché non mollare? In realtà, un po' come ho provato anche a raccontare tra post, social o parlando con amici e persone che conosco a Molfetta, è nato un po' così. Nel 2018 a Riace, al Riace in Festival, stavamo io e Tiziana insieme, eravamo in attesa che Ascanio Celestini uscisse dall'hotel. E niente, quindi praticamente che abbiamo fatto? Abbiamo iniziato, stavamo provando a capire cosa potevamo fare per poter creare qualcosa insieme, collaborare dopo tanti tentativi di collaborazione. E niente, quindi praticamente da Tiziana era nata un po' questo lancio, ha immaginato che si potesse fare qualcosina con Gaetano Salvemini, una figura che comunque mi era legata a me, ma soprattutto perché sono cittadino di Molfetta e si era pensato all'inizio che si potesse fare un libro, per esempio, su Gaetano Salvemini. E chiaramente questa cosa l'ho colta al balzo, perché poi io stesso su Molfetta vivo questa assurda dinamica dove Gaetano Salvemini è famosissimo e conosciutissimo. Se tu provi a chiedere a qualcuno, magari anche di fuori dalla nostra città, sa chi è, però se arrivi a Molfetta e cerchi dei luoghi fisici, cerchi un percorso anche di carattere educativo, se qualcuno vuole informarsi e formarsi sulla figura di Gaetano Salvemini, non sa come fare. Non sa come fare perché in realtà Gaetano Salvemini è come se è stato dimenticato, almeno lasciato nel dimenticatoio per molti anni. E fortunatamente, invece, grazie all'attività delle scuole, della rete delle scuole e con le giornate salveminiane, avviene una volta all'anno, si è provato comunque a ritessere questo filo di rapporto con la figura dell'intellettuale. Quindi a quel punto abbiamo deciso di accettare questa sfida e quindi di iniziare a lavorarci sopra. Dopodiché poi, ragionandoci un attimino, e dal momento che un nostro amico in comune è Emiliano Barbucci, che è il regista, visto che forse il libro era una cosa un po' più complessa e forse meno efficace rispetto al tipo di comunicazione che volevamo utilizzare, approcciare per poter parlare di Gaetano Salvemini, abbiamo un po' immaginato di cambiare metodo e abbiamo pensato che un film su Gaetano Salvemini fosse una cosa positiva. Oltretutto, visto che questa idea è nata nel 2018, noi ci siamo detti, ma fino al 2023 è abbastanza lontano, possiamo lavorarci, 2023 corrisponde ai 150 anni su Gaetano Salvemini, abbiamo tempo. Siamo oggi al 2021 che stiamo lentamente, ma in modo convinto, stiamo effettivamente concretizzando un'idea nata 3 anni fa. E da lì, diciamo, con Emiliano Barbucci, con Serena Gramizzi, che è della casa di produzione Bofilm, che è una casa di produzione indipendente di Bologna, con Andrea Pacomariani, della SMK Factory, la casa di produzione indipendente sempre di Bologna, abbiamo creato questo team di lavoro che sta lavorando per poter realizzare questo,
questo docufilm. Quindi eccoci qui. Tiziana, invece, una domanda per te. Dimmi un po', come sei entrata in contatto con Gabriele, con questa idea, diciamo, come l'hai immaginata? Perché, diciamo, poi si è passati appunto dall'idea iniziale del libro a quella del film? Diciamo, per te, come, diciamo, poteva essere appunto meglio rappresentabile la figura di Salvemini? No, intanto, diciamo, l'incontro tra me e Gabriele, secondo me, è foriero di è stato per me, insomma, foriero di tante esperienze, ma soprattutto una grande lezione, soprattutto a voi, lo dico, che lo frequentate e lo conoscete, attenzione a dire cosa pensate, perché poi guardate cosa succede, perché eravamo tutti a dire ma perché non fare, ma perché non immaginare, e poi guardate di quello che ha montato su. Con Gabriele ci siamo, diciamo così, incontrati politicamente incontrati, e per me politicamente significa anche tutta una condivisione di valori e comportamenti che ci corrispondono. E a Riace evidentemente abbiamo intensificato questa relazione amicale, ma secondo me anche molto politica, ancora più che amicale, e appunto io incrocio Salvemini, come spesso succede a chi studia quando si parla di questione meridionale. Io per la mia personalissima esperienza incrocio Gaetano Salvemini per la questione federalista, delle autonomie, della battaglia allo Stato centrale, accentratore, ecco, e quindi sento anch'io nel libro precedente, insomma l'ultimo che ho fatto, quindi anche rispetto a questo tema mi sono sentita come sempre davanti a Salvemini impreparata ad ascoltarlo, come se diciamo l'immenso bagaglio culturale che questa persona, per tanti motivi, teniamo conto che comunque l'idea, cosa fai? Scrivi una biografia su Salvemini? Su Salvemini ci sarebbe bisogno di almeno 5 o 6 biografie, io credo, perché comunque è un personaggio che non solo è uno storico, come dicevi tu, si è fatto storia lui stesso, e quindi insomma ha attraversato 2 guerre mondiali, 2 regimi, un terremoto spaventoso nel 1908, 2 matrimoni, 2 famiglie, e quindi ha avuto una vita lunga, ma veramente, veramente intensa, in cui da studioso e da uomo con grande coscienza politica ha affrontato un'infinità di temi, tutti legati sempre coerentemente. Per cui, sai, a me, come dire, l'idea di farlo alla fine un libro non è che l'ho cancellata. Quello che però mi mancava era appunto uno strumento che ci permettesse di rompere questa bolla intorno a Gaetano Salvemini, e quindi di evocare il più possibile la necessità di riscoprire non solo la persona di Gaetano Salvemini, ma soprattutto questa che noi chiamiamo eredità ancora tutta da scoprire, è spaventosamente attuale in moltissimi passaggi. Per cui, diciamo, il lavoro di approfondimento non è, come dire, escluso quando si fa un lavoro di questo tipo, perché comunque anche se fai qualcosa di molto più immediato, diretto, a impatto come un docufilm, ovviamente noi siamo tenuti a studiare tutto senza tralasciare nemmeno una virgola, però l'esigenza di utilizzare uno strumento cinematografico per farlo è proprio dovuta a questa nostra esigenza di fare di Gaetano Salvemini una persona viva, e quindi farlo ritornare a Molfetta per il suo 150° compleanno. Sono d'accordo con te, Tiziana, perché penso che, diciamo, al di là del libro, oppure dei vari libri, come hai detto tu, perché appunto Gaetano Salvemini è stata una persona poliedrica, la più grande eredità da lasciare alla comunità molfettese nazionale, e non solo, sia appunto un docufilm per raccontare appunto la persona di Gaetano Salvemini. Gabri, invece io passerei a te. Come, adesso che appunto siamo nella fase del crowdfunding, cioè appunto spieghiamo, siamo nella fase della raccolta fondi, appunto della prima parte iniziale, come si è arrivati, diciamo, a questa fase qui, e come proseguirà, diciamo, il progetto del film fino appunto poi ad arrivare, diciamo, alla vera e propria, diciamo, realizzazione con le riprese? Spiegaci un po'. Allora, noi abbiamo deciso di iniziare quindi questo progetto, questo docufilm Non mollare, chiaramente cercando innanzitutto di creare
quella che fosse una comunità che si potesse approcciare ed avvicinare alla figura di Gaetano Salvemini. Per questo motivo abbiamo iniziato e abbiamo deciso di realizzare una raccolta fondi che fosse funzionale alle prime riprese da realizzare in città. È chiaro che se andate sul sito di Produzioni dal Basso, come è indicato anche nei titoli, per poter sostenere il film, 15.000 euro, che sarebbe il nostro goal, non sono i soldi per poter realizzare un film, ma sono soldi che per noi, diciamo, sono fondamentali per poter effettuare, ripeto, le prime riprese in città, a Molfetta, dico nella nostra città, visto che siamo un'associazione culturale molfettese, e penso che molti molfettesi ci potranno seguire in questo momento, a settembre del 2021. Quindi in realtà non è una cosa talmente lontana da dire noi raccogliamo adesso i soldi e poi si vedrà. In realtà è importante poter raggiungere questo obiettivo adesso, perché nell'arco di pochi mesi potreste iniziare a vedere il regista e l'attore protagonista che dovrebbe interpretare Gaetano Salvemini e diciamo costumisti, sceneggiatori e tutto il resto a Molfetta, trasformando la nostra città come un set cinematografico, che è una cosa meravigliosa se ci pensiamo un attimo. Il film verrà realizzato in realtà con una somma che è molto più ampia, si calcola comunque attorno ai 200.000 euro e sono una somma che dovremo raccogliere attraverso sicuramente la partecipazione a bandi promossi dalle varie film commission. Per esempio, noi abbiamo già partecipato ufficialmente come Bofilm ed SMK per la fase di post produzione per l'Emilia Romagna Film Commission, e sicuramente nell'arco dei prossimi mesi, dopo la campagna di crowdfunding, sicuramente parteciperemo anche al bando a sportello della Puglia Film Commission, e sia lo sportello di sia il bando del MIBACT. Quindi è chiaro che quelli saranno, diciamo, gli ingressi principali e quelli che saranno, diciamo, la base fondamentale per poter effettuare il film. È chiaro che sono bandi, è chiaro che noi, diciamo, ce la metteremo tutta, anche grazie ai vari patrocini morali e culturali che stiamo ricevendo in queste ore da parte delle più svariate realtà, tra cui sicuramente ci sarà l'associazione Symposium, e grazie a questo, grazie a comunque la validità e la solidità del progetto, noi proveremo a raccogliere, diciamo, tutto quanto necessario per poter poi effettuare il film vero e proprio. Però ripeto, la raccolta fondi per noi era e rimane l'elemento fondamentale, il quale oltretutto ci sta permettendo di costruire una mobilitazione civica, culturale ed educativa incredibile. Non sono parole da propaganda, ma sono fatti. Il fatto che alla fine mancano 22 giorni circa la raccolta fondi e abbiamo superato abbondantemente la metà della raccolta, diciamo, dei soldi necessari per il goal, ci consente comunque di poter immaginare che il 15 maggio, che sarà poi la data, la deadline alla quale dobbiamo raggiungere i 15.000 euro, riusciremo a raggiungere quell'obiettivo. Quindi per noi, ripeto, era fondamentale poter far partire una campagna di raccolta fondi in modo tale da poter contemporaneamente far sapere alle persone vicine e lontane che si stava e si sta immaginando la realizzazione di un docufilm sulla figura di Gaetano Salvemini. E tra articoli di giornale, interviste, live come queste, dialoghi tra realtà, enti del terzo settore, associazioni, istituti storici e scuole, stiamo costruendo una comunità salveminiana che va al di là della città di Molfetta e che è priva di barriere geografiche, quindi dal nord a sud Italia si sta sempre di più sapendo e conoscendo che non mollare dovrebbe essere e sarà il titolo del nostro docufilm. Perfetto, questa è una domanda che magari vorrei rivolgere a entrambi, anche a Tiziana ovviamente, perché lei è la sceneggiatrice del film. Perché il titolo Non mollare? Noi sappiamo che Non mollare, diciamo, è la rivista clandestina che Gaetano Salvemini
fonda, perché appunto dopo l'abolizione della libertà di stampa del regime fascista, appunto non era più consentito scrivere liberamente. Perché avete voluto riprendere questo titolo qua? Tiziana, dovresti attivare il microfono. Ecco. Non mollare, ecco, non mollare significa anche se non sei perfettamente in grado, fai lo stesso le dirette online. è una pratica del non mollare. Dicevo, non mollare, sì, come dici tu, è ovviamente questa testata giornalistica che dobbiamo non solo a Gaetano Salvemini, che era lo zio, chiamato così, appunto zio, dai redattori, dagli altri redattori di quel giornale, ma è un giornale che ci riporta moltissimo Ernesto Rossi, oltre che Gaetano Salvemini. E per noi quell'espressione, oltre che essere la testata di un giornale, con tutto quello che rappresenta, in particolare ci vogliono togliere, non ci concedono la libertà di parola, ce la prendiamo. Ecco, è quella incitazione, quel motto che noi volevamo riportare, diciamo così, nel nostro dibattito pubblico e nelle nostre comunità salveminiane o non salveminiane, perché riteniamo che appunto con le dovutissime differenze, ma anche oggi stiamo vivendo una fase di stasi del pensiero, di stasi del confronto. Altre sono le barriere, altri sono gli ostacoli che si pongono fra noi e le nostre libertà, ma sempre ostacoli e barriere sono, per cui insomma per noi è un po' come voler ereditare quella determinazione, quel coraggio, quella fiducia nella parola che Gaetano Salvemini, che era molto sfiduciato e sfiducioso della politica, della persona e delle organizzazioni, ecco, quella fiducia lì non l'ha mai persa, la fiducia nella potenza della parola come trasmissione e alimentazione del pensiero. Per cui tutto questo ci ha fatto arrivare immediatamente all'utilizzo di quell'espressione. Poi da regina, come il nostro anche amato regista Emiliano Barbucci è, siamo ancora più sensibili a una diciamo questione semantica, parolaia, chiamala come vuoi, ma il mollare, non mollo, da almeno una cinquantina d'anni è stato, diciamo così, trasferito in una parte politica che non ci appartiene, anzi è quella che noi combattiamo. Per cui abbiamo sentito anche di volere rivendicare un'espressione di coraggio, di resistenza, ahimè, che la destra aveva preso con il suo motto, insomma, del boia chi molla. Molti, devo dire, che hanno notato questa assonanza, conoscendo più il boia chi molla del non mollare, e invece per noi reggini ha un significato e una valenza doppia, perché non solo ci riprendiamo la parola, ma ci riprendiamo anche quello che le parole significano. Perfetto, Tiziana. E dimmi un po', come ti sei ritrovata appunto in questo ruolo di sceneggiatrice? Se per te è stata la prima volta o no, diciamo, come ti ci vedi? Allora, il bene e il male di tutto questo è per me un bene, anche se è un male per loro che mi devono aspettare, è che c'è una fase di studio e ricerca prima che, a prescindere dal prodotto che poi ti impegni a realizzare, per me rimane sempre la stessa. E quindi, come dire, leggere in maniera, Gabriele starà ridendo a quest'ora, ma leggere in maniera ossessiva ogni parola che Gaetano Salvemini ha scritto nella sua vita, per me è un modo per chiedergli in qualche misura anche il permesso di farmi tramite tra lui e il nostro presente in cui lui non può essere. Per cui, diciamo, al di là del lavoro tecnico, perché non sono da sola, ho un regista assai bravo al mio fianco e sono certa che assai bravi saranno anche tutti gli altri che lavoreranno in questa squadra. Per cui, diciamo, questo non mi spaventa, siamo assai collettivi, ognuno si occupa del suo, ma dove non arriva uno sappiamo di poter contare sugli altri. Ed Emiliano, ti tengo a sottolineare, è stato regista e di conseguenza il resto del film di Gramsci 44, che è un film che a cercare, a cercare, a guardare, questo secondo me è veramente bello e importante, e non è un caso a lui di occuparsi di questo docufilm. Per quanto riguarda invece la mia relazione con Salvemini,
è tosta, è tostissima, anche se Tu non forse. sei molfettese, quindi come mai ti sei appassionata a Salvemini? Ma sai, in realtà, diciamo, è una di quelle figure. Io non sono molfettese, tecnicamente non sarei neanche meridionalista, se non lo sono, ancora in cui non capisco cosa significa essere meridionalista nel 2021, per cui non sono un po' niente. È uno storico, un pensatore ed è stato un ottimo inchiestista, reporter e giornalista del nostro paese. Ed essendo io su quella scia, diciamo così, di settore in qualche misura, per me è un maestro, ovviamente. Poco importa dove nasci, del resto lui è nato e rinato almeno 4-5 volte, per cui è molfettese di origine, fiorentino d'adozione, londinese di, diciamo così, seconda adozione e infine statunitense per scelta con l'assunzione della cittadinanza americana. È stato un intellettuale cosmopolita. E nonostante questo, assai radicato nelle sue origini pugliesi e molfettesi in particolare. Ecco, a me, è sempre piaciuta molto questa serenità con la quale lui si è sempre, immaginato e ha sempre vissuto all'interno di luoghi anche diversissimi tra di loro. Ecco, mi ha sempre dato questa impressione, leggendolo, ovviamente, ma l'impressione di essere. Qualcuno, se non sbaglio, era Vinicio Capossela, che un po' di tempo fa fece diede un'immagine che io riutilizzo sempre, e cioè avere delle radici, no? Non vuol dire essere fermo e non andare a esplorare il mondo, ma mi diceva lui una volta in un'intervista, è un po' come avere una zolla sotto i piedi, e quindi quella è la zolla della mia terra che mi porto sotto i piedi, però con quella giro il mondo. Ecco, secondo me. Il principale valore di Gaetano Salvemini è quello di essere stato capace di fare questo nella vita reale, ma soprattutto nella vita mentale. Quindi quello di non diventare mai, mai dipendente da un dogma o di una parola ormai detta contro la quale non si voleva contraddire. Ecco, questa libertà totale della mente e della vita, secondo me, è la grandissima eredità di cui oggi abbiamo un bisogno incredibile. E poi Tiziana, io la cosa che ho notato, non so se sei d'accordo, magari anche nelle tue ricerche, se si evince questa forte voglia di ricominciare ogni volta, appunto dopo il terremoto di Messina, lui aveva perso moglie e figli, dopo il processo, appunto con il conseguente espatrio, dopo appunto addirittura la perdita della cittadinanza italiana, cioè è stato sempre lì forte, pronto a ricominciare, ovunque si trovasse. Sì, guarda, c'è un qualcosa di veramente incredibile in questo, anche perché in tutti i carteggi che lui ha, in particolare con persone a lui molto vicine emotivamente in quegli anni, diciamo così, a ridosso del terremoto che noi chiamiamo terremoto di Messina, ma che fu terremoto dello stretto di Reggio e Messina, che distrusse. Diciamo la città dello stretto, intesa come quella di Messina e quella di Reggio, quindi è un fatto, come dire, molto legato anche alla mia città di origine. E poi Salvemini studiò insieme a Zanotti Bianco e a tanti altri, studiò le condizioni immediatamente dopo il terremoto dell'istruzione e delle scuole nella provincia di Reggio Calabria. Fu anche grazie a lui che noi, diciamo così, non abbiamo perso completamente tutte le nostre scuole dopo il terremoto. Per cui questa è una delle tante ragioni che mi legano, come mi chiedevi prima. Però questa voglia di ricominciare c'era con questa immensa consapevolezza, ma si farebbe un errore a pensarlo come, diciamo così, un supereroe. Era un uomo pieno di dubbi, pieno di sconforto, pieno di dolore, e non nascondeva questi dubbi, questo sconforto e questo dolore ai suoi interlocutori privilegiati. Penso a Giustino Fortunato, ma penso a Carlo Placci, insomma, ci sono, ma anche allo stesso Giovanni Gentile, che era uno dei suoi interlocutori in quel periodo. Quindi è tutto un universo che scopri insieme a lui, perché noi lo conosciamo. Diciamo, a eventi già avvenuti, per cui era un uomo estremamente sensibile che però non permetteva ai suoi guai di fermarlo. Quindi sì, voglia di ricominciare sempre, coraggio da vendere. Lui stesso, nella seconda parte, diciamo così, seconda e terza parte della sua vita, più di una volta si chiede e ammette, insomma, con l'interlocutore, dicendo: chi lo sa,
forse la mia condizione di uomo solo, che ha perso, diciamo, la sua famiglia a Messina, ha permesso questo atteggiamento. Mi riferisco in particolare alle elezioni di Molfetta del 1913, in cui lui si immola in una causa in cui è un miracolo che non gli abbiano spaccato la testa. Ricordo che gli hanno sparato anche due colpi di pistola in faccia, ma non avevano tolto fortunatamente la sicura, per cui, diciamo, è andato incontro alla violenza più totale, sapendo che stava andando incontro alla violenza. E lui stesso, a un certo punto, ha la lucidità di dirsi e di dire ai suoi interlocutori: probabilmente non è tanto coraggio, ma è proprio la mia condizione. Per cui è un uomo carico di sofferenza, ma che è riuscito sempre a virare quella sofferenza, diciamo così, verso gli altri, verso il proprio paese, verso la propria società. E per questo è importante, secondo me, insomma, soffermarsi sull'uomo oltre che sui contenuti che la sua mente ha prodotto, perché il rischio che noi mai vorremmo correre è quello, appunto, di mitizzarlo, di farne un supereroe. La sua grandezza è stata proprio quella di essere un umano. Perfetto, sono d'accordo. Un umano, appunto, con tutte le sue fragilità e le sue debolezze. Gabriele, invece, dimmi un po' come è nato il patrocinio con la sezione Ampi di Molfetta e poi tutte le varie partnership che da lì sono nate. Penso all'Istituto Tecnico di Molfetta, appunto il Gaetano Salvemini, Liceo Scientifico di Bari, omonimo appunto sempre Gaetano Salvemini. E come procede, appunto? Allora, mi apri un mondo, perché la dinamica dei patrocini è una cosa fortunatamente molto grande nell'ottica del numero, della quantità e della qualità, oltretutto, dei patrocini che abbiamo ricevuto. Ti rispondo quindi alla prima e poi faccio una carrellata per le seconde. Allora, l'Ampi di Molfetta, come è nato il patrocinio morale con l'Ampi? A parte che io sono un tesserato Ampi da quando è nata la sezione Ampi, quindi di conseguenza il dialogo con l'associazione c'è sempre stato, ma soprattutto la figura di Gaetano Salvemini e il suo essere antifascista, il suo essere, diciamo, un intellettuale storico, politico di grande caratura, diciamo, a livello locale, è stato un elemento che sicuramente ha facilitato un supporto da parte dell'associazione e della sezione di Molfetta. E in più il fatto che alla fine all'interno della sezione c'è anche non solamente Fiorenza Minervini, che è a capo e presidente, diciamo, della sezione Ampi di Molfetta, che io ringrazio tantissimo sempre per il suo impegno, per la sua vicinanza, costanza nel supportare l'idea del docufilm non mollare sin dall'inizio, e c'è anche la figura bellissima, meravigliosa di Liliana Gadaleta Minervini, che è mamma sì di Fiorenza, ma che è stata un'allieva diretta di Gaetano Salvemini. Quando abbiamo iniziato a immaginare come potevamo in qualche modo, o chi in qualche modo poteva sostenerci anche attraverso un videomessaggio che potesse un po' raccontare il suo al suo modo Gaetano Salvemini, era impensabile non contattare, non sentire Liliana, la quale è stata meravigliosa, ci ha lasciato un video bellissimo dove lei legge una lettera a Giacinto Panunzio, che è rivolta essenzialmente ai giovani, all'importanza di ritornare a Molfetta anche quando si è lontani dalla stessa città per una serie di ragioni e motivi. E quindi l'Ampi di Molfetta, per una serie di motivi che sono di carattere comunque ideale, valoriale e ideologico, in merito al progetto Non Mollare, non poteva non supportare, e sono felice di questo, il progetto docufilm. Infatti la sezione si è dato un patrocinio di carattere morale e sta ancora oggi terminando di raccogliere tra i soci i fondi da poi dare come patrocinio di carattere materiale su produzioni dal basso, e stanno facendo un grandissimo lavoro, posso dire solamente questo, per entrambe le cose. Per quanto riguarda invece gli altri patrocini, io adesso ti faccio una carrellata e poi arrivo nella parte scuole. Abbiamo ad oggi ricevuto e confermato come patrocini di carattere morale
e materiale, sia la CGIL di Bari, la CGIL Puglia, sia l'associazione INCO di Molfetta, l'associazione Paolo Silos Labini, l'Istituto Studi Storici Gaetano Salvemini di Messina, come patrocinio di carattere morale e culturale. Abbiamo avuto un sostegno da parte dell'AMPI di Giovinazzo. Proprio ieri ho sentito e ho fatto un incontro con l'AMPI di Terlizzi, i quali hanno già confermato che ci sosterranno da un punto di vista sia morale che economico. Stessa cosa dovrebbe avvenire con l'AMPI di Corato. E poi abbiamo una serie di patrocini che abbiamo ricevuto da un punto di vista morale importantissimi, come l'Arci di Bologna, l'Arci Puglia e anche Lucca Nazionale, cioè l'Unione Cinematografi Circoli Arci, i quali ci stanno supportando attraverso, diciamo, le loro newsletter e attraverso le comunicazioni di carattere sia regionale che nazionale. La lista è grande, io ho paura, perché sono andato tutto a memoria, di aver dimenticato qualcosa, e chiedo scusa e al massimo li recupero, comunque ogni giorno o circa, comunque sulla pagina Facebook di Nomolare Film noi li stiamo pubblicizzando, quindi mi scuso se per caso ho dimenticato qualcuno. Per quanto riguarda invece le scuole sta avvenendo una cosa grandissima, cioè noi non avremmo mai potuto pensare che potesse nascere una cosa del genere, ma grazie soprattutto al preside Savino Lafasciano, che io ringrazio tantissimo, che è preside dell'ITERT Gaetano Salvemini di Molfetta, il quale ha creato un ponte, una connessione con il liceo Gaetano Salvemini di Bari, è stata realizzata, sono state realizzate una serie di cose molto belle. La prima è che hanno deciso di supportare idealmente e pragmaticamente il progetto del docufilm Non Mollare. Quindi il loro patrocinio morale c'è, così come hanno deciso di creare sulla piattaforma Idearium del Ministero dell'Istruzione una raccolta fondi che fosse parallela e complementare a quella su produzioni dal basso. Infatti ad oggi loro hanno raccolto circa 500 euro, ma continueranno a raccogliere soldi fino a luglio, il 9 luglio del 2021. Quindi prima del 15 maggio tutti i soldi che raccoglieranno fino a quel momento loro li reindirizzeranno su produzioni dal basso e quindi sulla raccolta fondi principale, al fine da poterci aiutare per poter raggiungere, diciamo, il goal dei 15.000 euro, ma continueranno a raccogliere soldi che serviranno, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, il film, per non solamente le prime riprese, ma anche per la seconda fase, la fase dove oltretutto noi continueremo non solamente a riprendere a Molfetta, ma chiaramente a poter anche pagare coloro che lavoreranno su questo film. Ripeto, abbiamo due case di produzione, sotto le case di produzione ci sono una serie di figure nel mondo del cinema che comunque collaboreranno. L'altra cosa importantissima che è stata fatta dalle due Gaetano Salvemini è stata un evento il 16 aprile dove io e Tiziana eravamo presenti, abbiamo fatto una live con 850 tra studenti e cittadini, dove loro hanno ufficialmente lanciato una call nazionale a tutte le Gaetano Salvemini d'Italia, inviando attraverso la loro mail con codice meccanografico una lettera aperta alle scuole al fine di poter supportare a livello morale ed economico la raccolta fondi realizzata su Idearium a sostegno, ripeto, di quella principale che stiamo facendo noi. E un'altra cosa bellissima che è stata realizzata, o meglio che si realizzerà, è il 15 maggio. Il 15 maggio le scuole hanno deciso di realizzare un evento, quindi questa è una cosa che sto anticipando, realizzeranno un evento di chiusura della nostra campagna, di diciamo ringraziamento e di sostegno, di dichiarazione di sostegno da parte delle scuole per il nostro progetto, attraverso un hackathon, una sorta di bando di sfida fra tutti gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Molfetta e non solo, dove verrà realizzata una serie di una competizione, diciamo, tra studenti per realizzare una serie di attività che sono funzionali a spiegare e a raccontare la figura di Gaetano Salvemini. Le dico velocemente:
anche perché comunque ci sarà il bando ufficiale che verrà diramato dalle scuole, c'è una chatbot che sarà un lavoro online per realizzare, diciamo, una sorta di messaggistica su Gaetano Salvemini che risponde a domande in merito alla questione meridionale, giovani, al diritto di voto universale. Abbiamo anche i Salvemini Strip, che sarebbe un viaggio tra i luoghi fisici di Gaetano Salvemini, che è attraversato da Molfetta e non solo, un podcast su Gaetano Salvemini e i suoi punti, diciamo, più importanti, tra i tantissimi che lui ha toccato a livello di storico, di politico, intellettuale, e c'è un'altra questione che adesso non mi ricordo, ma c'è un'altra attività che potrebbero fare i ragazzi, che è un beta videogame basato sulla lettera di Gaetano Salvemini a Giacinto Panunzio. È stata già realizzata una sorta di giuria di qualità che non è legata, diciamo, a figure scolastiche, d'educazione o accademici, ma a figure, diciamo, legate per lo più sulla comunicazione. E vi posso dire con immensa gioia chi sarà il presidente di questa giuria, perché è Mauro Biani, che io ringrazio anche adesso, che spero che ci stia guardando, che parteciperà e che praticamente ha oltretutto partecipato a un'altra campagna che era Artisti per Salvemini, che era un'altra campagna, diciamo, che è stata realizzata da parte nostra a sostegno del docufilm. A tal proposito, Gabriele, spiegaci un po' chi sono appunto questi artisti e come sono venuti, diciamo, a sapere di questo progetto, di questo docufilm, e come vi stanno supportando. Allora, quando abbiamo iniziato a ragionare su come si potesse in qualche modo, come diceva Tiziana, rompere la bolla della non conoscenza del progetto, anche dell'indifferenza, giusto, o della diffidenza sulla qualità del lavoro, del tipo di azione che stavamo intraprendendo, abbiamo provato a immaginare quindi degli strumenti di comunicazione di carattere trasversale che potessero in qualche modo raccontare e declinare Gaetano Salvemini nei modi e nelle forme diverse. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare questa call agli artisti. All'inizio si pensava di fare qualcosa legato solamente al mondo grafico, ma poi sarebbe stato diciamo limitante e anche sbagliato rispetto a quello che è il nostro modo di intendere, di approcciarci sulla dinamica del docufilm non mollare, che non è solamente un film, cioè non è solamente la realizzazione di un film, ma è un modo, in qualche modo, di scusatemi la ripetitività, di poter raccontare Gaetano Salvemini in modi e forme differenti, anche per poter raggiungere target differenti di persone, che è l'accademico, così come può essere uno studente, così come può essere l'attivista, così come può essere un semplice cittadino che si interessa per la prima volta, si approccia per la prima volta alla figura, a questa figura. Per questo motivo abbiamo lanciato questa call e visto che alcuni di noi avevano contatti per dinamiche di carattere personale, per alcune attività che sono state già fatte in passato, per impegno di carattere, diciamo, ideale e ideologico, un po' come lega a me Tiziana, abbiamo semplicemente chiesto a loro: ma vi va di partecipare? Che cosa ne pensate? E la cosa meravigliosa è che tutti hanno risposto sì, ci siamo. E quindi Vauro, che è stato il primo a darci la vignetta, Fabio Magnasciutti, che ringrazio tantissimo, Mauro Biani, ripeto, Federica Giglio in arte in buona fede, Marco Gavagnin in arte Gava, Salmo Dugno, che è un illustratore di Molfetta e ha fatto una vignetta bellissima. So che dovrebbe arrivare un'altra sempre da Sal, come collettivo La Psicoscimmia. Altre persone che hanno seguito, diciamo, attraverso la nostra call e ci hanno seguito, come Pietro Adorato. Io adesso ho paura di sbagliare nomi e non li voglio dire, però se andate sulla nostra pagina li trovate tutti quanti, le vignette e tutte le loro illustrazioni. Quindi è nata così. E so che da Molfetta, comunque, anche a livello artistico, come canzoni, come letture di poesie, dovrebbero ancora arrivare altre
altri supporti. Ed è questo meraviglioso perché ci permette non solamente, ripeto, di raccontare Gaetano Salvemini in modo differente, ma soprattutto permette ad altre persone di sentirsi protagonisti di un processo attivo e di un progetto come quello di Non Mollare. E quindi sono le stesse persone che dopo che ci hanno donato questo regalo artistico, diciamo, sono le stesse che in qualche modo, direttamente o indirettamente, stanno sostenendo, promuovendoci anche da un punto di vista social, quello che è il loro contributo. E questo ci sta aiutando tantissimo a raggiungere altre persone che non sapevano che esisteva Non Mollare, che quindi stanno, diciamo, in qualche modo contribuendo con donazioni da parte di singoli o di realtà collettive. In più c'è un'ultima cosa che voglio dire, poi mi sono dilungata troppo. Esiste un gruppo di lavoro al quale oltretutto tutti sono invitati a poter partecipare, che si chiama il Salvemini Social Team, che è un gruppo di persone che fa parte di svariati posti d'Italia, che ci stanno aiutando per poter condividere a livello social quelle che sono le comunicazioni ufficiali della pagina Non Mollare. È una cosa bellissima perché sono volontari attivi che hanno deciso di loro spontanea volontà di contattarci attraverso via mail o attraverso il numero WhatsApp che un po' indico nei vari post, e da lì, diciamo, ci stanno aiutando e ci stanno comunque aiutando tantissimo, non perché fanno solamente le condivisioni social, ma perché nei loro territori hanno trovato oltretutto singoli cittadini e realtà collettive che stanno contribuendo con patrocini sia di carattere morale sia di carattere economico. È veramente bello vedere che si sia creata questa catena di solidarietà tra scuole, artisti, associazioni, privati. Veramente, veramente bellissimo. Bene, Tiziana, io passerei un po' nel vivo della sceneggiatura e quella che, diciamo, da te è stata tracciata un po' per quanto riguarda, diciamo, se vogliamo, la trama e la figura di Salvemini. Volevo capire... perché, diciamo, hai pensato a un flashback? Un flashback che parte appunto proprio l'8 settembre del 2023. E poi, diciamo, ho avuto modo di constatare che Gaetano Salvemini viene appunto dipinto come una persona abbastanza, se vogliamo, schiva, indifferente, abbastanza scostante, diciamo, verso i suoi concittadini e verso la sua città. Il microfono, Tiziano. Mi autocensuro. Vai tranquilla. Adesso Salviniana, io me la tolgo da sola la parola. No, dicevo che, vabbè, noi abbiamo utilizzato intanto lo stratagemma del compleanno e quindi del 150esimo compleanno per far tornare Gaetano a Molfetta, nella sua Molfetta. Un po' lo dicevo all'inizio, l'obiettivo che questo docufilm si pone ovviamente non è quello di ricostruire alcunché, né tantomeno quello di riempire alcun vuoto. Un film documentario non è, diciamo, il luogo, è l'accademia quel luogo. Noi vogliamo evocare, come dicevo prima, evocare e rievocare a chi l'ha dimenticato questa grande figura, per cui l'immagine è quella di Salvemini che rientra a Molfetta nel corso di una lunga giornata, rivedendo oggetti, rivedendo scritte, incontrando persone, rivedendo luoghi, ha una serie di flashback, e questo ci permetterà di fare in modo che il Gaetano Salvemini da noi ricostruito possa in qualche misura svolgere questo monologo nei confronti dello spettatore e quindi confidarsi in una sorta di lunga lettera allo spettatore. Lui era uno che ovviamente, come tutti nella sua epoca, scriveva moltissime lettere, le sue lettere erano praticamente sempre di gran senso compiuto e di grandi messaggi e incitazioni, per cui lo strumento, diciamo così, di utilizzare una giornata e un lungo messaggio intervallato appunto da incontri, da oggetti di scena, ma sicuramente da tanto archivio, che ci darà la possibilità anche di vedere materialmente e fisicamente lui e il mondo che gli girava intorno. Per cui da qui un po' questa idea per cercare, appunto, come dicevo prima, di restituire un minimo di
come dire, vita vissuta rispetto a questo personaggio che viene spesso immaginato anche per una ricostruzione prevalente che per tanti anni ha dominato un po' tutta l'Accademia e un po' tutti gli storici, insomma un po' tutto, questa immagine del monaco medievale che è stata così ricostruita in particolare dal suo ultimo assistente, in realtà diciamo quello che viene fuori è tutt'altro che un monaco, tutt'altro che medievale, ma appunto c'è questa contrapposizione di un intellettuale cosmopolita e non di un monaco medievale, per cui ovviamente con i momenti oscuri e scuri di cui parlavamo prima, ma da quello che leggo direi insomma, ma chiunque leggesse le sue pagine e facesse un viaggio all'interno della sua vita non lo definirei affatto schivo e non lo anzi cioè, ha fama di grande raccontatore di barzellette, per cui non credo che una persona come dire schiva come dici tu. Rispetto a Molfetta ovviamente è tutta un'altra storia, no? Come sempre è tutta un'altra storia per chi era esule ancora prima di diventare esule, per cui per chi a 16 anni lascia la sua città e va a costruirsi la sua vita, non solo professionale, ma la sua vita in un'altra città che era Firenze e che torna ogni volta a Molfetta agguerrito per cercare di cambiare le cose, per cui c'è quel rapporto di odio-amore che io credo ognuno di noi ha nella sua terra, tanto più se è costretto o liberamente decide di lasciarla. Quel rapporto di odio-amore diciamo, diventa secondo me sempre più forte, per cui è evidente che ci fosse questo laccio e quindi a noi sembrava doveroso farlo tornare per il compleanno laddove è nato 150 anni fa, insomma, tra anche tutto ciò che gli è stato caro, oltre a tutto ciò che gli è stato negato anche nella sua stessa città. Sono curioso di sapere come vedremo Gaetano Salvemini, lo vedremo come... Anch'io lo sono curiosa. Dai, dici un po'. Sarà... Sono anch'io molto curiosa, devo dire. No, come, in realtà... Come lo vedremo? Interventista, meridionalista, federalista, socialista... Beh, Gaetano Salvemini un po' tutte queste cose. Lo è stato, esattamente. È stato innanzitutto un come dire, un grande studioso, perché nonostante i grandi sacrifici e i grandi anni dedicati dietro a dei tomi che ha fatto, penso a Magnate e Popolani, voi siete cioè, insomma un'associazione culturale, ancora la stragrande maggioranza di voi studia, e tu dicevi prima che studiate anche storia, ci sono degli storici dentro Symposium, e per cui diciamo il grande valore bellissimo dei testi di Salvemini che sono da quelli sul Medioevo alla Rivoluzione Francese, ma soprattutto secondo me l'imprescindibile Diario di un fuoriuscito, dove racconta soprattutto quelle ore di Molfetta, ecco. Lo vedremo in tutto, come dire, in tutte, tu prima l'hai chiamato poliedrico, ecco, i personaggi poliedrici da un punto di vista intellettuale e da un punto di vista anche caratteriale, puoi solo puntare ad evocare la loro poliedricità. Approfondire o dare troppo peso a una parte o l'altra secondo me sarebbe fargli un torto in qualche misura, per cui il grandissimo sforzo sarà quello di cercare, speriamo di farcela, le intenzioni sono buone, di presentare sullo schermo il distillato dei tantissimi anni di Gaetano Salvemini e quindi proprio la sua umanità che trasudava tra invettive e grandi barzellette e quindi insomma restituirci un personaggio non come dire non, questa è un'altra cosa che spesso soprattutto in Puglia dove qualche volta è stato evocato è stato fatto, quindi no, non quell'uomo o quella donna anche, che generalmente viene ridipinto quasi sempre con, quando siamo del sud ovviamente, con quell'accento pesante, quasi impronunciabile, macchiettistico. Ecco, questa io so perfettamente, sono perfettamente consapevole di avere un accento con delle vocali apertissime. Questa cosa può diventare oggetto di macchietta, oppure può diventare una roba che si mette da parte e si ascolta quello che sto dicendo. Ecco, Gaetano Salvemini non aveva un accento macchiettistico, per cui saremo sul contenuto, per cui non un monaco medievale, non un vecchio uomo d'altri tempi, ma praticamente anche quando muore nel suo letto
di Sorrento era ancora praticamente lo stesso ragazzo di 16 anni che andava scoprendo e cercando e soprattutto mettendo in cantiere un mare di lavori. Cioè lui all'età di 70 anni metteva in cantiere pubblicazioni di giornali, di libri, e quindi questa mente attivissima, assolutamente attivissima, e quindi magari lui ci aiuterà anche a smontare questo luogo comune del professore, che necessariamente deve essere chiuso, gobbo, dietro, diciamo, immerso nella polvere delle biblioteche. Lui ci stava nelle biblioteche, ma non per questo era isolato dal mondo. Perfetto. Gabriele, invece volevo chiederti anche come è nata la campagna, appunto, che partirà domani, cioè partirà solo domani, perché appunto l'avete chiamata un fiore per Salvemini, perché domani appunto 25 aprile, in occasione del 76° anniversario della liberazione dal nazifascismo, avete lanciato questa campagna, ovvero quella di appunto lasciare davanti a una targa, una via, una piazza intitolata Salvemini, un fiore rosso. Perché questo simbolo abbastanza marcato? In realtà sì, noi ci siamo accodati, no, Gabri? Ci siamo accodati a una chiamata più ampia, che è la chiamata dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'ANPI, che ha fatto questa chiamata alle italiane e agli italiani dicendo: domani andate a portare un fiore in un luogo che ricordi un antifascista nella vostra città. Io mi auguro, tra l'altro, visto che oggi è morta una grandissima antifascista di questo paese, che era Milva, che qualcuno se la ricordi domani, insomma, nonostante il poco tempo. Si dice sempre che i grandi sanno perfettamente quando morire, questo è uno di quei casi. Per cui noi ci siamo accodati, diciamo così, a questo appello di Ampi, e ci è sembrato naturale, visto la battaglia che stiamo facendo, il progetto, il lavoro che stiamo facendo, invitare a dare un indirizzo, diciamo così, a quell'azione. E devo dire, in tempi strettissimi abbiamo raccolto una serie di città. L'unica riflessione che mi sento di fare è che, per esempio, fra le tantissime città del sud dove ti aspetti che invece ci siano delle gran piazze intitolate al grande meridionalista Gaetano Salvemini, invece non ci sono vie. La città di Reggio Calabria non è una via, la città di Palermo non è una via, la città di Trapani non è una via Salvemini, ma quel che è ancora più pazzesco, la città di Messina, dove Gaetano Salvemini ha insegnato per 7 anni all'università nella quale mi sono laureata anche io, e non c'è traccia di una via Gaetano Salvemini. Pure lui lì ci ha vissuto e combattuto, soprattutto per 7 anni, e soprattutto ha perso l'intera famiglia, era un vero e proprio abitante di quel disastro messinese. Ecco, è veramente, secondo me, incredibile che la città di Messina non abbia neanche una piccola via. Per cui le città le ha già pubblicate Gabriele sui social, vi invito, insomma, a seguirle o ad aggiungerle anche, perché no, ma per noi è stato anche un modo, per quanto ovviamente una piccolissima azione, ma per essere salveminiani ancora una volta, zero astrattismo e più azione. Ecco, secondo me lui ci avrebbe riso un po' in faccia se avesse visto che la nostra azione era portare un fiore sotto una via, però è anche vero che i tempi sono tempi, e oggi anche un gesto semplice come questo può essere di grande rottura, per cui noi ci siamo accodati all'appello di Ampi e ci aggrediamo. Infatti era questo il senso principale del progetto, e della call che abbiamo fatto, un'altra call di liberazione in questo caso. È chiaro che alla fine quello che si sta provando a fare è quel processo al contrario che è stato fatto finora su Gaetano Salvemini, cioè quello che creare occasioni e di poter in qualche modo ricordare un po' la sua figura, ma al tempo stesso provare a guardare, anche a tastare effettivamente sui territori dove si è dimenticati la personalità di Gaetano Salvemini. Quindi il fatto che, ad esempio, noi abbiamo un contatto, un amico di Messina, Giampiero, che appena lo abbiamo avvisato ci ha detto: ma guardate ragazzi, qui non c'è niente legato a Gaetano Salvemini. Noi siamo stati i primi che ci siamo rimasti malissimo, mentre per esempio a Firenze abbiamo
due amici carissimi, sono amici di Tiziana che poi sono diventati amici miei, che sono Roberto e Fernanda, che saluto sempre, e che loro avevano, si attiveranno, hanno già promesso che si attiveranno per poter raggiungere sia la piazza dedicata a Gaetano Salvini sia la via dedicata a Gaetano Salvini. Quindi, insomma, quello che chiediamo un po' a tutti è semplicemente, sempre nelle norme anti-Covid, senza assembramenti e robe di questo tipo, ma semplicemente passarci e ricordare un po' quello che è la figura di Gaetano Salvini, fotografare questa targa, questa via nella rispettiva città, anche per poter aiutarci in qualche modo a mappare quelli che sono i luoghi in cui è presente una via, una piazza, una scuola dedicata a Salvemini. Bene, bene, bene. Intanto, prima di lasciarvi, voglio farvi un'ultima domanda, forse un po' provocatoria. Secondo voi, se Gaetano Salvemini fosse stato vivo, sarebbe stato contento di ritornare nella sua città natale o no? Tizia, rispondo io, visto che sono molfettese. Allora, a mio modo di vedere, non è che non sarebbe stato contento, sarebbe molto arrabbiato per come, diciamo, si gestirebbe e si sta gestendo la nostra città, ecco. E quel dito provocatorio che lui utilizza spesso, che ci ha raccontato Liliana, che l'ha conosciuta di persona, nel dire tu cosa stai facendo per cambiare le cose in meglio, se c'è qualche problema, se c'è una questione, diciamo, di rimando, beh, quel dito probabilmente peserebbe tantissimo, perché ci costringerebbe in qualche modo a capire se da cittadini passivi, arrabbiati, delusi, disinteressati alla politica nel senso più alto e più ampio del termine, forse dovremmo sentirci, diciamo, corresponsabili di quello che si fa, nel senso sia positivo e nel senso negativo. E quindi non so se in questo, cioè, Gaetano Salvemini, tornando a Molfetta, direbbe, sarebbe felice di come viene trattata adesso Molfetta. Potremmo fare molto di più, potremmo fare molto meglio. Magari il suo ritorno a casa per i suoi 150 anni ci aiuta in un processo inverso, e quindi ci aiuterà magari a cambiare il nostro approccio, non solamente nella sua figura e nel suo ricordo, che è una cosa importante su cui si dovrà lavorare, e fino al 2023 sarebbe necessario provare anche semplicemente a costruire e a iniziare un processo formativo di educazione costante e permanente su quelli che sono stati un po' i pensieri e la figura di Gaetano Salvemini, ma al tempo stesso magari anche cambiare in meglio la nostra città, ma sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista politico. Per te, Tiziana? Ma guarda, io non mi azzardo, non me la sento di andare fino a questo punto. Quello che mi chiedo è, sai, a volte uno dice il ritorno, per come lo abbiamo immaginato ed evocato noi, è dovuto tanto al fatto anche di guardarsi indietro e guardare l'intera vita, come potrebbe non essere soddisfatto Gaetano Salvemini di come ha trascorso la sua vita, non se ne è lasciata sfuggire mezza, quindi le ha veramente affrontate tutte di petto, per cui io credo che da quel punto di vista c'è una visione contrastante, perché c'è un uomo in pace con la sua coscienza che torna nella sua città natale ed è in pace con la sua coscienza anche davanti alla sua città natale, alla sua famiglia di origine, a tutte, come dire, i momenti di felicità, ma anche alle grandi delusioni che ha preso. Le delusioni della tua città natale valgono sempre doppie, secondo me, rispetto alle delusioni in genere. Quindi da una parte questa, secondo me, pace con la sua coscienza, dall'altra però anche questa cosa che noi un po' evochiamo e abbiamo detto subito, di Gaetano che torna a casa a Molfetta, gira per una giornata intera in città e nessuno lo riconosce, e quindi nessuno si rende conto di chi lui sia. Ovviamente non è una questione fisica, ma come dicevo prima è tutto ovviamente simbolico ed evocativo, ma per noi il punto centrale è quello, il fatto che Gaetano Salvemini torni a Molfetta, e Molfetta rappresenta le nostre vite, e che nessuno si ricordi chi è, che nessuno lo riconosca per quello che lui realmente è stato, fino alla fine, ma non spoileriamo
proprio tutto, tutto, diciamo, almeno qualche cosina ce la lasciamo. Per cui è sempre difficile rispondere a domande come queste, perché sai, il rapporto di amore e odio che dicevamo poco fa, domani tra tutte le manifestazioni che ci saranno, per esempio. Sentivo uno dei nostri sostenitori, che è Daniele Fiorenza, che salutiamo, che è un grande, che veramente ci supporta come se non si sapesse che pur non conoscendoci siamo della stessa città, e lui domani, insieme ad altri regini, ad altre regini, andrà ad omaggiare Gaetano Salvemini in via Matteotti, perché Reggio non ce l'ha una via Gaetano Salvemini. E quindi con lui valutavamo questo, però poi alla fine ci siamo anche salutati, dico anche a voi quello che ho detto a lui, che in fondo questa tossicità che sentiamo nelle relazioni con le nostre terre di origine, forse è la prova stessa del nostro amore, probabilmente. È un amore tossico, ma quell'essere tossico. Quindi ben venga se tornando si fosse arrabbiato Gaetano Salvemini, vuol dire che ardeva un po' ancora la fiamma dell'amore nei confronti della sua terra. Quindi secondo me vi avrebbe disintegrati appena arrivato, non gli sarebbe andato bene niente. Però io penso che quella tossicità che traspare nei suoi commenti e nelle sue invettive, nelle sue arrabbiature contro e sul Meridione, in particolare Molfetta, siano la prova provata del grande amore che lui ha per la tossicità. Perfetto, perfetto. Grazie Gabriele, grazie Tiziana. Io prima di salutarvi, intanto Grazie. ricordaci Gabri un po' appunto come donare fino al 15 maggio. Allora, è possibile donare fino al 15 maggio andando su Produzioni dal Basso e cercando come titolo Non mollare, oppure seguendo le nostre pagine social che sono Non mollare il film tra Facebook, Instagram e Twitter. Perfetto, grazie mille a tutti, amici di Facebook. Vi ricordo intanto che la diretta è possibile rivederla sul canale YouTube dell'Associazione Symposium. Grazie ancora a Gabriele, a Tiziana e buona serata a tutti. Grazie mille, ciao. Grazie. Ciao, ragazzi. Arrivederci.